Ok, questo è per te, Svidio. Who's the master in game? It's video game. Darling, who's the coolest name? It's video game. Sì, ciao a tutti da Svidio. Adesso vi mando una clip che vi ha mandato Umberto, che disegnava Spider-Man. Lo ringrazio tanto. E nel frattempo parliamo di Spider-Man No Way Home. Allora, se non avete ancora visto il film, mi raccomando, non proseguite con questo video perché potrebbero esserci molti spoiler, quindi rischierei di rovinarvelo. Io purtroppo non ero riuscito a vederlo al cinema, però l'ho recuperato via Netflix. E secondo me è un film davvero mica male! No, veramente, veramente, mi è piaciuto davvero tanto. Soprattutto mi è piaciuta molto l'idea centrale del multiverso. Sì, ok, come idea concettuale non sarà una cosa talmente innovativa, quindi si è vista in fumetti e in altri film magari, una certa cosa delle dimensioni alternative dove gli stessi personaggi sono... c'è lo stesso personaggio in dimensioni alternative, una versione alternativa di quel personaggio che affronta storie diverse, avventure diverse, ma a volte è come viene sfruttata in maniera molto intelligente un'idea che rende il tutto una cosa molto più forte e che la rende un'idea vincente. Spider-Man No Way Home ha fatto questo, ha sviluppato questo concetto in maniera tale che tutti i film della saga cinematografica di Spider-Man siano ancora più legati insieme a loro. Ma vi spiego meglio. Dal 2002 fino ad arrivare ai giorni nostri si sono alternati diversi registi e diversi attori che indossavano il costume dell'uomo ragno. Quindi la trilogia di Sam Raimi aveva come attore Tobey Maguire. Poi dopo c'erano i due film di Amazing Spider-Man diretti da Mark Webb e come attore a indossare il costume c'era Andrew Garfield. E poi veniamo agli ultimi due diretti da John Watts, che sono Spider-Man Homecoming e Spider-Man No Way Home, dove l'attore è Tom Holland. Ogni volta che cambiavano registi e attori, cosa succedeva? Si assisteva a una specie di ripartenza, no? C'erano i cosiddetti reboot, secondo la visione personale del regista, insieme ai suoi collaboratori, come voleva raccontare lui la storia. E poi, oltre ai film di Spider-Man, c'è stato per esempio Civil War, che praticamente Spider-Man va insieme agli Avengers, e poi ci sono stati anche i film di Venom, che sono degli spin-off, diciamo. Nella storia di No Way Home, grazie alla magia del Dottor Strange, arrivano da altre dimensioni, nella dimensione dove Tom Holland è l'uomo ragno, gli altri due uomo ragno, ossia Andrew Garfield e Tobey Maguire nelle rispettive saghe cinematografiche. Insieme anche a diversi villains, quindi i nemici, che ha affrontato l'uomo ragno nei vari film. E poi, il bello è che alcuni Peter Parker magari non avevano mai conosciuto un nemico che magari ha affrontato l'altro Peter Parker nel suo mondo. Oppure gli altri uomo ragno magari non sanno che Tom Holland è entrato negli Avengers, insomma ha fatto squadra insieme agli Avengers in Civil War. Quindi è bellissimo perché vederli recitare insieme, questa idea è stata fenomenale, questa idea fenomenale per farli recitare insieme tutti e tre dei vari film, vedere insieme Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield in questa maniera è stata un'idea spettacolare e poi divertentissimo ascoltare i loro dialoghi perché hanno studiato dei dialoghi molto molto divertenti tra di loro ed è bello vederli anche fare squadra insieme, anche se subito dicono ma abbiamo sempre fatto tutto da solo, difficile no fare squadra. Comunque tutto è stato sviluppato molto bene all'interno del film. Questo film è riuscito, grazie ai tanti riferimenti ai film passati, a rendere ancora di più il tutto una saga che non è fatta di film a sé stanti, ma che fa tutta parte di questo multiverso spider-maniano. Poi lo sapete, no? Che i film Marvel vogliono visti fino alla fine, fino anche oltre i titoli di coda, guardare tutto, perché ci sono sempre le sequenze sui titoli di coda e anche dopo i titoli di coda. Quindi qua c'è questa sequenza che poi si ricollega anche a Venom, ecco. E poi dopo, vabbè, in fondo c'è l'allaccio all'altro film di Doctor Strange, no? Quindi del Doctor Strange, il multiverso della follia, eh? Ok? E quindi
tutto collegato, no? Decisamente questa idea del multiverso affrontata come è stata affrontata in No Way Home è stata veramente spettacolare. Il film è molto adrenalitico, no? Molto coinvolgente, molto dinamico, molto ritmato. Puoi vedere tutti loro insieme con attori e tanti villains, perché poi c'è Dottor Octopus, c'è Sandman, l'Uomo Sabbia, sì, c'è Lizard, poi chi c'è? Electro e ovviamente Green Goblin, che è una delle più grandi nemesi, no, dell'Uomo Ragno. Questo film è anche una sorta di omaggio e di tributo, secondo me, a tutti i film che sono usciti. Gli hanno dato anche più valore ai film precedenti, grazie a questo film, secondo me. Poi, ragazzi, sono circa 2 ore e mezzo di puro divertimento. Sì, ok, c'è anche quel momento molto brutto, quella cosa molto brutta che capita a quel personaggio importante dell'universo Spider-Maniano. Vabbè, dai, comunque sai, come dicevamo prima, dai, non spoileriamo anche troppo, anche se avevo detto prima all'inizio del video che se uno non l'ha visto il film di non guardare il video. Comunque dai, non andiamo oltre a specificare, ma chi ha capito, ha capito. A me c'è una scena che mi ha fatto morire dal ridere, quando sono tutti loro tre, Spider-Man 1, Spider-Man 2 e... no, vabbè, come li chiamo? Vabbè, diciamo Tobey Maguire, allora, no, aspetta, sono Tom Holland e Andrew Garfield che chiedono spiegazioni a Tobey Maguire come produce le ragnatele lui. Vabbè, è una sequenza divertentissima. A parte che mi ha fatto molto morire la battuta sugli Avengers, che, ma cos'è gli Avengers? È un gruppo musicale, è una band. Va bene, ragazzi, No Way Home mi è piaciuto davvero tanto, davvero molto 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 divertente. È stato bello vedere tutti e 3 attori tutti insieme. Idea vincente, bravi, bravo John Watts, regista, e ai suoi collaboratori, e ovviamente anche Tom Holland, mitico. Ah, e ringrazio ancora Umberto per il disegno all'inizio. Ciao.